abbiamo qui con noi per farci la spiegazione. Sarebbe bello avere Enrico Letta. Ce l'abbiamo Enrico Letta? Eccoci qua. Buongiorno, buonasera a tutti. Buonasera, we can do it, eh? Forza. Sì, no, leggevo semplicemente alle tue spalle. Guardavo, sai perché ormai uno... Piace? Sì, sì, non mi piace. Nei collegamenti ormai uno non guarda più l'intervistato, guarda tutto quello che c'è intorno, sai? No, no, non è nel caso tuo, però la prima cosa che uno che colpisce, che uno nota, è tutto il resto. Poi si concentra sull'ospite. Anche perché io ormai sono il sosia di Zero Calcare, quindi dai. Beh, insomma, noi calvi a un certo punto ci somigliamo un po' tutti. Io sono più elegante. Lui è più elegante, dice. Zero Calcare dice, io sono più elegante. Vabbè, al di là di questa vostra questione stilistica, un giorno Letta metterà la tua tuta e tu ti vestirai come Enrico Letta e sarà un bellissimo momento. E come va? Dove sei? A Roma o a Parigi? Cioè io lo so. Sono a Roma. Chiuso l'università, spostato tutti i corsi all'online, ci siamo riusciti, è stato faticosissimo perché abbiamo studenti che devono seguire corsi dagli Stati Uniti al Giappone, quindi la notte si svegliano. Però è andata bene, tutto molto bene e ora sono tornato a Roma, sono in famiglia. Ecco, quindi questa forse era l'ultima domanda che ti facevo, ma cominciamo da questa. Quindi la didattica va avanti tranquillamente? Cioè tranquillamente, insomma, io trovo che sia sicuramente una delle cose che ci rimarrà di questa vicenda, perché quando vedi che i ragazzi, i bambini fanno scuola la mattina da casa, l'università sta continuando in modo completo, totale, efficace, poi ovviamente non è la stessa cosa che farla di persona, anzi è molto diverso ed è molto peggio per certi versi, però è vero che si risparmiano tanti emissioni di carbone, perché i professori non devono viaggiare, gli studenti non devono viaggiare, si possono fare tante cose in più, non potrà mai sostituire il contatto fisico, però sicuramente una delle cose che sta cambiando la nostra vita e credo che sarà una delle riflessioni che dovremo fare su questa vicenda. Questa è una delle tante riflessioni. È una delle tante riflessioni aperte sul poi, no? sul dopo di questa quarantena, che ovviamente ancora di cui ignoriamo la lunghezza, però le domande adesso sono tutte ovviamente sul presente, ma visto i cambiamenti delle nostre vite, anche quali di questi cambiamenti prendere per poi riutilizzarli nel futuro. Però questo cambiamento che ha degli aspetti positivi, secondo me il primo impatto sarà molto molto impressionantemente negativo, perché in queste settimane, in questi mesi, un po' in tutte le attività ci si rende conto che la digitalizzazione farà scomparire, accelerata, che stiamo vivendo, farà scomparire tanti posti di lavoro. Quindi la mia grande preoccupazione è che il giorno dopo, quando si ripartirà con una voragine sul tema del lavoro, e o ci sono da subito idee, interventi su come riqualificare le persone, oppure sarà un problema, secondo me, tra i più gravi che dovremo vivere, e l'impatto sociale di questa crisi sarà forse peggiore di quello della volta scorsa, se non siamo in grado di affrontare questo tema con intelligenza. Ecco, allora, parlando di questi problemi, diciamo, tu lavori per lo più a Parigi, sei stato presidente del Consiglio, sei uomo europeo a tutti gli effetti, diciamo anche politicamente parlando, e insomma la discussione sul ruolo dell'Europa nel mondo e rispetto all'Italia in questo momento è più che mai aperta. Abbiamo ora citato a proposito, tu ne sai qualcosa della disputa Castagnetti-Calenda? Sei coinvolto? No, però posso invitare a mangiare una pizza qui a Testaccio. Non si può. Bentivogli, Riotta, Castagnetti e Calenda. Sai che divertimento. Ecco, poi li ferma la polizia e gli fa la multa a tutti quanti, perché non si può andare a mangiare. Ve lo dico perché è uno scherzo che farà Letta a tutte queste persone e lui starà a casa e tutti sotto. Poi a Testaccio devi unirci anche a Memore Migi. Esatto, a Testaccio anche a Memore Migi. Sì! Ecco. Sì, perdonami, ma sai, non avendo il pubblico si cerca di ovviare in qualche altro modo. Però la domanda che ti faccio, visto che anche tu hai, insomma, ovviamente partecipi al dibattito con Cottarelli, ho visto un tuo intervento, quali soluzioni tu vedi, sulla base della tua esperienza, in prospettiva, nei rapporti che sono in questo momento non proprio facilissimi, diciamolo, con l'Europa, con i leader europei, con la Germania, ovviamente spiegata in una maniera comprensibile anche a chi non è proprio del settore, diciamo, politico-economico. Guarda, bisogna evitare di ripetere gli errori dell'altra volta. L'altra volta, quando ci fu la crisi del 2008, c'è stato un primo grande errore, cioè
I leader hanno discusso per 4 anni se dovevano intervenire gli Stati o l'Unione Europea. E soltanto nel 2012 Draghi, ci ricordiamo tutti, ha avuto la forza di intervenire con quel famoso whatever it takes, come si suol dire, cioè l'intervento di sostegno all'economia e con la nascita del Fondo Salva Stati. Ma in quei primi 4 anni si è giocato tutto in negativo. Quindi la prima cosa, non ripetere l'errore di 4 anni fa, della crisi precedente, e agire subito, senza perdere tempo, e questo mi sembra una prima cosa. Alcune cose sono state già fatte subito, e le hanno fatte soprattutto la Commissione e la Banca Centrale Europea, cioè gli organismi comunitari. Hanno fatto cose molto importanti, è stato fatto questo intervento da 100 miliardi di euro contro la disoccupazione, è stato annunciato questo intervento molto importante anche sul materiale sanitario dopo quei primi giorni drammatici in cui le cose erano andate in tutta direzione. È stato sospeso il patto di stabilità in modo tale che ogni paese è stato oggi in grado di intervenire per sostenere l'economia. La Banca Centrale Europea ha fatto quel grossissimo intervento dopo la gaffe iniziale della Lagarde che ha spaventato tutti, ma poi si sta comportando molto bene, tanto che i mercati sostanzialmente tengono. Quella adesso è stata una gaffe. Secondo me il passo chiave è quello di come far sì che il sistema economico, le imprese, le piccole imprese, il mondo dell'economia abbia liquidità, abbia soldi e non si fermi, perché nessuno compra, nessuno lavora e quindi non c'è più liquidità. E questo lo si può fare solamente con un intervento europeo che gli stati devono concertare. Ed è questa una delle proposte che abbiamo fatto con Cottarelli oggi, ma ce ne sono tante in giro, nessuno è innamorato della propria. L'importante è che venga lanciato questo bond, un bond che è emesso, secondo noi, dalla Banca Europea degli Investimenti, quindi è una cosa fattibile, un bond che sia finanziato tutti insieme e speso tutti insieme. Quindi la più grande difficoltà che oggi c'era, qual era? Una incomprensione tra i paesi del sud e i paesi del nord. I paesi del nord, meno toccati oggi dalla crisi, dicono voi volete usare questa crisi per fregarci i risparmi. La dico brutale come la racconta in pizzeria, appunto, come dicevamo prima. E i paesi del sud, noi, gli spagnoli, cosa diciamo? Diciamo, guardate, niente, il virus non è che è venuto da noi perché abbiamo un debito alto, il virus è venuto adesso da noi, poi arriverà anche da voi. Guardate oggi qual è il picco nel mondo, è la città di New York. Adesso non si può dire che la città di New York sia meridionale, spendacciona, cicala, come ci accusano olandesi, tedeschi di essere noi. Quindi la questione chiave è toglierci da questi stereotipi e capire che dobbiamo trovare una soluzione insieme. Questa proposta che evita la paura dei tedeschi che dicono voi mettete le mani sui nostri risparmi, usate i soldi per fare i vostri debiti. No, facciamo insieme una richiesta di denaro al sistema, al mercato, la garantiamo tutti insieme e poi li spendiamo insieme a fare cosa? A sostenere le imprese, subito, con liquidità immediata. A tal proposito, se non si fa questo subito, salta il sistema. Questa è la mia impressione e aggiungo salta anche l'Europa. A tal proposito, volevo chiederti, a margine della conferenza stampa di Conte di mercoledì, tu hai capito che cosa sarà la fase 2? Perché la fase 1 è abbastanza chiara, è quella che stiamo vivendo, diciamo tutto fermo più o meno nel paese, non si può fare nulla. La fase 3 sarà quella dove torneremo come prima, in teoria, diciamo così. La fase 2 mi sembra quella, così, a buon senso, la più delicata di tutte, per certi versi. Perché è quella guarda, dove... Hai completamente... Ecco, mi stava dando ragione. Penso, ragione, nel senso che è la fase sulla quale non c'è nessuna certezza, perché non l'abbiamo mai vissuta una fase così. Quindi, così come noi italiani, e di questo dobbiamo essere orgogliosi, siamo stati la prima grande democrazia che ha dovuto darsi regole, inventarsi regole in una situazione di emergenza totale, io vorrei che noi uscissimo da questa vicenda più orgogliosi di noi stessi, di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo, della strada che abbiamo indicato anche al resto del mondo. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa sulla fase di transizione. Perché? Perché io non sono ovviamente esperto di nulla in questo campo, però mi sembra di capire che la ripresa non potrà avvenire che quando
sarà debellato completamente il virus, quindi l'antivirale o i vaccini saranno disponibili per tutti e quindi anche le persone più deboli potranno tranquillamente ricominciare a circolare. Quando questo avverrà non lo si sa, ma non certo a luglio o a settembre. Quindi c'è un periodo che può essere di 8, 9, 10, 12 mesi nel quale questa transizione va vissuta senza la chiusura del paese, ricominciando le attività. Quali sono le condizioni perché questo accada? Uno, come proteggere i più deboli. Secondo, come far sì che nei luoghi di lavoro si possa lavorare mantenendo distanze, avendo materiale sanitario, quindi vorrà dire centinaia di milioni di mascherine, perché andranno cambiate ogni giorno, le si dovranno usare sempre, la ventilazione in tutti i luoghi, la pulizia. I nostri luoghi di lavoro non sono organizzati per fare questo. Poi la vita sociale, che cosa vorrà dire? Cosa vorrà dire la vita sociale da tanti punti di vista, che siano ristorazione, che sia l'attività di commercio, che siano i teatri, gli spettacoli, le partite di calcio? Potrà essere tutto come prima? Io non credo. In questa fase di transizione bisognerà avere delle regole che gestiscono tutto questo. Quindi... Dai, okay. Può ricominciare a partire, come io spero, oppure no. Ascolta, c'è, prima di salutarci, c'è Marco che voleva dirti una cosa, aveva sì. Un'osservazione da fare. È una cosa di carattere europeo proprio. Se Igor mi mandasse a tutto schermo così che tu possa vederla. Ecco, io ho notato questa grafica, la vedi? Così sento la tua voce. Quarantalk. Ci sei? Enrico. Ci sono. Okay. La vedi questa grafica? Sì, dammi di segnare. L'ho vista. Bellissima, ecco, io mi chiedo, tu scrivi, dal vivo sono molto più bello, ma sto disegno veramente ti rende giustizia. Ora tu ne conosci di disegnatori, conosci me, conosci Zero, ma io un po' me la sorpresa perché quante volte ti ho disegnato io così bene? Tutta un'altra cosa. Guarda, Letta, guardate com'eri, guardate come sei, mi pari tu zio. Nel disegno, dico io, oh, questo che c'entra? Vabbè, niente, era un po' una cosa che me volevo togliere. Però sai, in quel disegno lì c'è una cosa divertente, perché lo sfondo è il palazzo del Parlamento di Budapest. Colgo questa occasione per dire che bisogna su questa vicenda non chiudere gli occhi. Ci sono due vicende molto colpite in questi ultimi giorni. Vedete, quello dietro il mio orecchio lì è il Parlamento di Budapest, perché è stato preso da una foto fatta a Budapest dove avevamo fatto un'assemblea di giovani europei fatta a Sì, mi ricordo, mi avevi anche invitato. Due cose mi hanno colpito. La prima, questa cosa di Orban, è che uno usi un'emergenza come questa per chiudere la democrazia. In Europa questa cosa non si può fare. Non si può fare, quindi per me ci deve essere una linea durissima. E la seconda cosa, permettetemi di usare questa occasione per alzare l'attenzione sulla vicenda di cui è stato oggetto un giornalista della Stampa in questi giorni, Jacoboni. Trovo una vicenda inquietante che la Russia, che autorità russe usino quel linguaggio nei confronti di un giornalista italiano. Questo bisogna spiegargli che da noi non funziona così. Ecco, quando dico orgogliosi di chi noi siamo, anche schiena dritta su queste cose. Grazie Rigoletta, buon lavoro e a presto, buona quarantena.